Ciao ragazzi, mi sono appena svegliato, sì, nel senso che abbiamo dormito in ufficio oggi, cioè stanotte, ma questa è un'altra storia. Sono sconvolto, infatti appena mi sono svegliato ho dovuto dire a Paradise, Paradise, dimmi una cosa, secondo la superstizione, per far sì che non si avverino determinate cose bisogna dirle prima di mezzogiorno o dopo mezzogiorno? Ho fatto un sogno, io uno di quei sogni, voi lo sapete, io faccio sogni. E ve lo devo raccontare, ditemi che cosa ne pensate, per favore, è molto importante. Chi è capace di interpretare i sogni, che mi dica nei commenti che cosa significa. Sono sconvolto proprio. In pratica io ho sognato che eravamo in una corsia di ospedale, sia io che Paradise, ed eravamo a un pronto soccorso, l'avevo capito perché tutto, vabbè, ovviamente era un ospedale, era tutto super asettico e ci stavano un sacco di banconi, a me sinceramente mi hanno ricordato, e non so per quale motivo, ma questo sicuramente da un punto di vista del subconscio ci deve essere un motivo, mi ricordavano i banconi quelli lì del pesce, quindi in pratica erano tutti banconi d'acciaio. E nulla, sopra questi banconi, e ne erano tanti, quindi non barelle, banconi, c'erano stese un sacco di persone che evidentemente avevano avuto qualche serio problema perché erano tutti quanti in fin di vita. E c'erano un sacco di infermiere, di dottori che andavano avanti e dietro, e io e Paradise stavamo lì cercando di dare una mano, o almeno questa doveva essere l'impressione, o comunque stavamo lì perché c'era qualcuno a noi, diciamo, caro, e siccome tutte queste persone stavano male, io ho capito che in pratica stavano operando l'eutanasia su queste persone. E come funzionava? In pratica davano una maschera dell'ossigeno e doveva essere tipo un qualcosa che stordiva un poco, e poi dopo facevano un'iniezione nel braccio, quindi un'endovena, con una sostanza, e queste persone, diciamo, morivano, almeno in teoria doveva essere così. E ci lasciano tipo una specie di... Noi stavamo vicino a una di queste persone che evidentemente doveva essere una persona che conoscevamo, ma non una persona troppo cara a noi, perché, spiego il perché, quando ci hanno lasciato questo pacchetto, siccome era un caso di estrema urgenza, hanno detto che dovevamo farlo noi a questa persona perché stava soffrendo. E quindi, diciamo, con un po' di incoscienza inizio sia io che Paradise, cioè, a fare tutta questa operazione e a fare questa iniezione. E non ne sono particolarmente sconvolto di questa cosa, è per questo che credo non doveva essere necessariamente una persona, cioè una persona conosciuta, ma non cara al punto da essere sconvolto. Però mentre diciamo, faccio questa cosa a questa persona, e non rimango sconvolto da quello che sta succedendo in quel momento davanti a me, ma alzo lo sguardo e vedo un po' più lontano una persona anziana alla quale stanno operando l'eutanasia. E vedo questa scena. Paradise sta qui alla mia sinistra, io lo guardo e vedo questa persona che sta respirando. E poi si avvicina un medico, un infermiere, adesso non so. E fa questa indovina. La fa, inizia a tremare tutto. E io in quel momento dico, guarda, guarda, questa persona sta morendo. E mi sento male perché dico, guarda, è un ultimo momento di una vita. E lui fa così, perde un attimo i sensi e poi si alza, cioè si alza, fa così, si piglia di nuovo perché intanto cade questa mascherina dell'ossigeno, la prende e fa tipo... Ed esala l'ultimo respiro. E mentre fa questa cosa e sento i medici che dicono sì, è normale che faccia in questo modo, io mi giro pieno di sgomento, guardo, cioè mentre mi giro sto per dire, Paradà. A pensare che pure io ho passato la stessa cosa, e mentre mi giro vedo Paradise pieno di lacrime che mi guarda ed annuisce. E mi sono svegliato. Che significa? Ma perché faccio questi sogni? Vabbè, siccome ho vinto una scommessa con Paradise, siccome adesso lui si sta facendo la doccia e poi dopo deve incominciare la giornata super così. E adesso si prepara e mi vado a mangiare un
una bella graffa e bevo il mio caffè, ho condiviso con voi questo sogno. Ditemi che cosa ne pensate e non mi dite semplicemente nocciolino stai fuori con la testa, perché vorrei sapere veramente se tu ne capisci un pochino di queste cose, o sei, non lo so, un tipo che interpreta comunque i sogni. Fammi sapere, assolutamente, sono curioso. Sto iniziando a pensare che devo fare una playlist nella quale inserirò solo i miei sogni. È importante questa cosa, è importante. Vabbè, ci vediamo, vado a mangiare la graffa. Ciao, Ayu, ciao nocciolini, ci vediamo, ciao.